proceda alla macchina della verità. Allora, portatemi due sgabelli, per favore, grazie. Davanti. Abbiamo detto, è una pagina rosa che andiamo a comporre. Allora, ecco qua, grazie, grazie, mettiamoli un po' più separati. Bella via, può venire per favore, mi dispiace, grazie, diammi. Signorina, mi dà il microfono, metta qua. Ma non è di solito di sera, no, tardi, dopo le sette, no? Ecco, prego. Le do il microfono, questo è il microfono della macchina verità, Barale? Puoi venire qua? Ma che c'entro io, scusa? Come io sentivo, allora, di là... Proprio niente, niente. Ah. Allora, questi due, questa ragazza, questo giovanotto hanno vissuto, come vi ho detto, una storia d'amore. Che è finita? Che è finita, certo, che è finita. Volevo per correttezza che anche... Ah, Gianni, ecco, Gianni, non anche seduto qua, Gianni, anche il marito, perché... Cioè, che le parti in causa si siano tutte. Ma io non conoscevo Gianni quando conoscevo Alà? E adesso vediamo, adesso lei deve, dobbiamo tarare la macchina della verità con la sua voce, quindi lei dovrebbe dire, mi chiamo Marco Bellavia, sono nato, cosa, dica un po' di cose, no? Prego. Sono Marco Bellavia, sono nato e adesso sono qua. Beh, ancora un bene, po'. Bene, e siamo arrivati a questo punto, verrà fuori tutte le verità del nostro passato, presente e futuro. E il futuro poi, insomma, vedremo. Però è difficile. È già futuro. Può partire quando vuole. Sì, tu non fare domande se non te lo chiedo io. E quando la fai deve essere molto netta la domanda. È pronto, signor Bellavia? Sì? Lei ama ancora Paola Barale? Iniziamo bene. No. Scusi, ho bisogno di più silenzio possibile perché mi è entrato adesso l'applauso. Sì, è vero. Applaudite, applaudite. Ripartiamo, ripartiamo. Silenzio, per cortesia. Zitti. Bellavia, lei ama ancora Paola Barale? No. Non ci ha mai pensato? In che senso? A Paola Barale? Beh, ci penso, che c'entra. È normale, è una storia stupenda. Lei è una ragazza meravigliosa e ci sono tanti ricordi bellissimi. Lei sta con un'altra persona, immagino. No, ultimamente no. Però dopo Paola Barale è stata un'altra persona. Sì, con qualcun'altra, diciamo qualcun'altra. E ha mai tradito con il pensiero quest'altra persona? Pensando a Paola Barale? Sì. Ma sei scemo? Col pensiero. Ma Poppy, scusa, col pensiero per forza. Non possiamo rovinare la macchina della verità. Non puoi entrare. Scusi, no. È particolare, Soncini, questo, non lo capisci. Non capita mai che siano... Si rende conto? Gianni, lei può entrare quando vuole, eh? Sì. Ah, sì, non entrare, non quando faccio la domanda a Bellavia, perché sennò... Vero. Ma non a menare, non roviniamo la macchina della verità. Bellavia ha risposto no molto velocemente. Io rifarei la domanda iniziale. Ah, allora siete d'accordo, eh? Rifarei la domanda iniziale chiedendo una risposta tu più lunga. Tu poi cerca di stare zitta, per favore. Vabbè. Allora... Lei è pronto, Soncini? Bellavia, lei ama ancora Paola Barale? No. Vero. È vero. Ma facciamo un'ipotesi, Bellavia, quindi è da macchina della verità, evidentemente. Se Paola Barale, per le cose della vita, no? Perché la vita è anche singolare, Gianni, non si preoccupi lei. Per le cose della vita, dovesse all'improvviso chiamarla e dire Marco, torniamo insieme, lei cosa risponderebbe? Questo. Un po' di silenzio, un po' di... dipende. Dipende da tante cose, insomma, perché... Direbbe poi... sì o no? Forse. No, direbbe sì o no? No. Bene. Paola, puoi fare una o due o tre domande a Marco Bellavia? Fai. Sì, Marco Bellavia, quando eravamo fidanzati, ha fatto una bella crociera senza di me, ma ha sempre giurato di non aver mai avuto rapporti intimi con altre donne. Poni la domanda senza sovrapporti alle sue risposte. Poni la domanda. Bellavia, in crociera, quando io sono rimasta a casa... Come si dice? Mai fatto le corna? Mai fatto le corna, tradito. Mai tradito? No. Ho bisogno di risposte più lunghe, per favore. Più lunghe, sì. Quando sono stato in crociera... Ripetiamo la domanda bene, per favore. Senza... Bellavia,
quando sei andato Bella Via, quando sei andato in crociera, mi hai tradito? Barale, quando sono andato in crociera non t'ho tradito. Ok? Aspetta, vediamo cosa dice la macchina di aereo. Ha detto stress alto, dice stress alto. E stress alto che vuol dire? Che dice vuol dire la verità? Che stress alto, ma non ha mentito. Non ci posso credere, Maurizio, dai. Beh, scusa, stiamo facendo la macchina di verità. Lui si è sottoposto, ti ha detto no. Io ero convinto. È da anni che te lo dico, scusa, tu mi hai lasciato per quello, scusa. A questo punto, Gianni, meno male che ci sei, perché a questo punto o ci si rifidanzava, adesso è occupata, basta, fine. Cioè io ti avrei lasciato perché pensavo che tu mi avessi tradito. Mi viene un'idea, scusi Bella Via, mi dia questo microfono. No, vieni qua, no. Devo ditararla. Non posso fare, no, dai. Va bene tararla? Io l'ho già fatto. Se vuole possiamo farlo, però devo ditararla. Non puoi farla contro la mia volontà, guarda che questo è... Parla. Che vuoi da me? Parla. Sono Paola Barale. Ma va? Sono Paola Barale. No, ho bisogno della voce normale. Questa è. No, prima del corso di dizione, questa è. Parla normale. Che dai. Ti devo dire? Sono Paola Barale, ho 31 anni, faccio Buona Domenica, sono nata a Fossano e sono sposata. E questo è. Quando vuole può partire. Bene, tieni il microfono. Però questo non era nei patti. Silenzio, zitta. Una domanda per la via a lei. No. Ne avrei due o tre. Dai, inizio. No, dunque, io intanto non rispondo. Non pericoloso, prego. No, naturalmente no. Da macchina della verità, quindi vada pure, Bella Via, vada. Tu mi ami ancora. Ma sei scemo. Ma mi sono falso. Sposata. No, io amo pazzamente Gianni, non ti amo più Marco. Dai, scherzavo. Senti, invece mi hai mai tradito? No. Sicura? È uscito verità. Questo è il problema. Hai visto? Sono visto. Proprio faccio davvero una domanda. Brava personcina. Posso andare con un'altra? Sì. No, puoi ripetere la domanda, Bella Via? Puoi ripeterla e magari avere una risposta. Senti, ma tu da che parte stai? Non ho capito. Dalla mia parte che mi vedi? Dalla macchina. Un attimo. Prego. Tu, Paola Barale, hai mai tradito Marco Bellavia? Mai. Zitti, Gianni può fare domande, faccia. Ma Gianni non lo conoscevamo neanche quando... Zitta, fai fare domande, Gianni. Agli inizi della nostra storia, i primi mesi. Ma chi la fa la domanda? A me? A te. Ah. No, la fa a me. Zitti, se no non va... Silenzio un attimo, non intervenire. Marco, pure lei. Prego. Agli inizi della nostra storia, hai mai pensato di tornare con Marco? Mai, davvero, me ne ero liberata, ma scherzi. No, questa era una battuta, non è vero. No, è una battuta, stress alto. No, vabbè, ma stress alto perché capisci l'imbarazzo di parlare di questa cosa con Marco, con Gianni. Beh, zitta. Gianni, verità. Gianni, vedi? Faccio un'altra domanda. Che effetto ti fa stare lì con Marco vicino? Mi diverte molto. Poi, io sono molto affezionata a Marco, tu comunque lo sai. È un grande amico e abbiamo riscoperto un nuovo modo comunque di frequentarci perché c'è una bella amicizia fra di noi. Questo mi diverte, però se mi avesse detto che mi aveva fatto, che mi aveva tradito, magari una bella botta in testa gliela tiravo. Ti faccio una domanda io, ma invece quando, la faccio io e non lui, quando stavate insieme con Bella Via, tu ti sei comportata sempre bene? Ho risposto prima a Marco. Anche sì. Con il pensiero? C'entra il pensiero, voglio dire, uno pensa tante cose, no? No, però io stavo bene fino a un certo punto, poi infatti nel momento in cui non siamo stati più bene ci siamo lasciati, punto. Ultimo giro, Gianni, c'è da fare un'altra domanda? No. Bene. Marco, c'è da fare un'altra domanda a Paola? No, basta così. Sicuro? Basta, sono buono. Potrei. L'ultima parte è uscita un'eccitazione estrema. È uscita? Eccitazione estrema. La mia? Sì. Cioè? È perché c'è mio marito qua, mica perché c'è Bella Via, voglio dire. Cioè, molto combattuta? No, come ovviamente ogni separazione è vissuta in modo doloroso. Eh beh, certo, che c'è. È anche umano. Questo sì. Vuoi fare un'ultima domanda a Bella Via? No. No, siamo ritardati adesso sulla voce di Paola. Quindi o continuiamo qua, su Paola. No, va bene, va, finiamo qua, c'è stato un chiarimento opportuno. Allora no, non è vero che mi ha tradito in crociera? Tira un bacetto, va, guardali, bravo, grazie. Brava. Va bene.
Voi potete, grazie, mi scusi di questa. Grazie a voi. Possiamo riportare poi.